tutti, oggi video ricetta. È il 20 febbraio e la mia cucciola oggi fa 11 mesi, quindi andiamo a fare una torta per il complimese. Spero che il video vi piaccia, vi mando un bacione e buona visione. Ciao! Allora, per fare il pan di Spagna servono 300 g di farina, 300 g di zucchero, io sto usando questo qui di canna, lievito, io uso questo qui della Bartolini e 4 uova. Incominciamo subito. Allora, prendiamo le nostre uova e le rompiamo, da una parte mettiamo i tuorli, dall'altra parte mettiamo gli albumi. Adesso con una mano io non riesco, quindi poso e poi rifaccio. Ok, qui ci sono le 4 uova, tra cui una mi si è rotta, comunque vabbè, non importa. Qui ci sono gli albumi e qua ci sono i gusci che adesso andiamo a buttare. Dopo aver separato le uova, cosa andiamo a fare noi? Andiamo a prendere il nostro zucchero e le mettiamo nelle uova e andiamo a mescolare bene, bene, bene. Allora, il composto dovrebbe venire così. Ok? Dopo cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere la nostra farina e ci andiamo a mettere dentro il lievito, questo qui Bertolini io ho usato. Mescoliamo bene fino al completo amalgamento. Come cavolo parlo? Fino, insomma, mescoliamo bene fino a quando non si sono ben mischiati tra di loro lievito e farina. Poi io cosa faccio? Prendo un cucchiaio e vado a mettere la farina qua dentro, che è uno strumento che serve appunto per setacciarla. Ok, quindi vado a prendere la farina e la metto appunto qui dentro, così la farina, insomma, viene senza grumi e il pan di Spagna risulterà decisamente più morbido e soffice. Ok, adesso lo riempio tutto. Ecco fatto, adesso lo prendiamo e andiamo appunto a metterlo dentro il nostro impasto, mescolando. Quindi io adesso devo mettere giù il telefonino per forza. Ok, il composto dovrebbe diventare così. Vedete? Se diventa troppo duro, aggiungeteci, oggi non so parlare, un cucchiaio di latte o mezzo bicchierino di latte, insomma. Adesso andiamo a montare gli albumi e poi ce li andiamo a incorporare dentro. Ecco i nostri albumi ben montati. Adesso li andiamo a mettere dentro al composto e dobbiamo mescolare dal basso verso l'alto in modo molto delicato perché non vogliamo che i nostri albumi si smontino. Quindi mi raccomando. Piano, con delicatezza, intanto nessuno ci corre dietro, giusto? Ecco, dovrebbe diventare così, dite? Adesso io vado potete scegliere se imburrare, oliare o infarinare le teglie. Io decido di cosa faccio? Ma sì, ci do una passatina di olio, ma proprio leggera leggera, e poi versiamo il nostro composto nella teglia. Potete scegliere di versarla in una teglia soltanto e poi andare a tagliare il pan di Spagna in due, o se no fare come faccio io adesso, prendere due teglie e fare appunto due strati di pan di Spagna. Ecco fatto, le nostre due teglie sono pronte e adesso dobbiamo andare a infornare. Mi raccomando, prima preriscaldate il forno a 180 gradi. Poi li andiamo a mettere dentro per 35-40 minuti. Dipende poi dal vostro forno, se è un forno statico, se è un forno ventilato, insomma, mi raccomando, state molto attente. Ed ecco com'è venuto il pan di Spagna. Erano qua dentro, appunto, come potete vedere, e non ho fatto neanche fatica a tirarle fuori, cioè ho messo la mano sotto e le ho capovolte. Ed è venuto così appunto. Vedete che è molto, non so se riuscite a vedere, è molto molto morbido. Qui ci sono i fori dalla forchetta perché appunto
ho voluto vedere se dentro fosse cotta, o la forchetta o lo stuzzicadente, se quando lo tirate fuori c'è ancora dell'impasto attaccato, vuol dire che ancora non è del tutto cotta. Se invece esce pulito, vuol dire che appunto l'impasto è pronto. Vi faccio vedere sotto, aspettate. Ecco, ve l'ho girato il pan di Spagna e guardate come soffice, vedete com'è? È morbido, è veramente morbidissimo. E io questa parte andrò a scriverci appunto, la farcirò con la panna sopra e ci andrò a scrivere appunto 11 mesi e bla bla bla. Comunque un altro procedimento vedremo più avanti. Questo è il pan di Spagna, è venuto così e adesso lo andiamo leggermente a livellare con un Ecco coltello. fatto, con molta molta pazienza e usando questo coltello da pane, sono andata a tagliarlo per così e ho eliminato, come potete vedere, la parte di sopra, che insomma non è che mi piaceva tantissimo, l'ho tolta. Questa qua non la buttiamo, ma la useremo domani per fare colazione. La taglio a tocchetti e va benissimo da mettere dentro al latte, è squisito. E il pan di Spagna, appunto, è così, come potete vedere, è molto molto morbido. Lo spessore che ho lasciato è questo qui. E adesso non ci resta che comporre la torta, però prima di comporla dobbiamo andare a fare appunto la farcia. Andiamo a fare la crema. Ora, per fare la crema pasticcera servono 500 ml di latte, 120 g di zucchero, 50 g di farina, 5 tuorli, solo i tuorli, l'albume non ci serve, e una fiala di aroma di vaniglia. Se volete fare una scelta più sana, sarebbe meglio utilizzare la bacca di vaniglia estraendo i semini all'interno. Io purtroppo non l'avevo, ne ero sprovvista e quindi mi devo accontentare della fialetta. Bene, I incominciamo. tuorli, l'albume è qua e lo utilizzerò per fare una frittatina per darla o ai cani o alla Milù che sta allattando, insomma, e forse anche un pochino alla Susanna. Adesso vedo se posso darlo alla bimba, credo proprio di sì. Comunque, torniamo a noi e mescoliamo bene. E ci aggiungiamo anche la nostra fialetta di vaniglia, aggiungiamocela. Adesso aggiungiamo sempre la nostra farina, io la aggiungo sempre setacciata. Ho aggiunto anche un pochino di latte perché era diventata troppo densa, aggiusto un pochino. Adesso abbiamo controllato che non ci sono grumi, l'andiamo a mettere sul fuoco e andiamo a aggiungere il restante latte e mescoliamo piano 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 fino a raggiungere la giusta consistenza cremosa o leggermente più liquida se la vogliamo più liquida o leggermente più dura se la desideriamo più dura. Io adesso la preferisco più dura perché appunto ci devo andare a farcire la torta. Se la lascio liquida, capite bene che la crema sborda dalla torta e questo non deve succedere. Comunque, andiamo ai Ok, fuochi. Dopo 10 minuti, 8 minuti di fare così, di mescolare, 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 ho raggiunto la consistenza che desideravo. Questa qui, vedete che è abbastanza bella dura. Se la dovete mettere dentro delle coppette con tipo sotto un saboiardo e sopra, oppure un amaretto sotto un amaretto e sopra una spruzzata di cacao, va bene anche più liquida, ecco, se la dovete mettere nelle coppette va benissimo liquida, però se dovete farcire una torta, insomma, è meglio che sia più dura. Adesso aspettiamo che si raffreddi e procediamo. Comunque la crema pasticcera è finita. Ok, va bene. Dopo aver imbevuto per bene la nostra base, il nostro primo disco di pan di Spagna, andiamo a riempire una sacca Posh, sì, un sacchetto IKEA, che lo faremo diventare appunto Riempito il sacca nostro Posh. sacchettino dell'IKEA, adesso andiamo a tagliare questa punta qui e si trasformerà in una vera e propria sacca Adesso che abbiamo Posh. tagliato la punta, vedete, andiamo a mettere la nostra crema pasticcera su tutto il nostro disco di pan di Spagna. Dopo averla tutta ricoperta, andiamo a livellarla lievemente sulle parti dove è un pochino più alta, ecco. Dopo averla ben livellata, cerchiamo di creare una base comunque omogenea. Prendiamo il nostro altro disco e l'andiamo a mettere sopra. Cercate di essere il più precise possibili. L'abbiamo messa sopra, come vedete,
adesso andiamo a prendere ancora la nostra bagna, quella che più appunto, quella che più gradite. Fatela voi, decidete voi, potete fare anche arancia e vodka. Insomma, in questo caso non mi pareva il caso, siccome la va a mangiare anche una bambina di 11 mesi, quindi evitiamo di mettere la vodka nella bagna. Ok, facciamo un procedimento di prima e bagniamo appunto Dopo aver tutto il pan di bagnato bene il nostro pan di spagna, andiamo a fare lo stesso procedimento di prima con la crema, cioè prendiamo la nostra panna e la andiamo a mettere dentro al nostro torta. sacchettino. Vedete, l'abbiamo tutta rivestita di panna. Non fate caso alla tovaglia che è un campo di battaglia. Adesso prendiamo un altro sacchettino, riempiamo la panna rimanente e andiamo a fare i nostri decori. E la Decori. torta finita. Vi spiego cosa ho fatto. Allora, ho fatto il numero 11, appunto con i granellini che avevo fatto vedere prima, questi qua. Poi questa decorazione l'ho fatta sempre con la panna e sempre con il sacchettino, questo qui dell'IKEA. E cosa ho fatto? Mi era rimasta della panna, quindi ho visto che avevo in dispensa questo cacao, allora ne ho aggiunto un pochino alla panna, ho mescolato con questo, giusto per fargli prendere il colore che volevo, l'ho messo sempre dentro al sacchettino dell'IKEA, ci ho fatto il buco con le forbici e ho decorato la torta. La torta della Susanna è pronta, adesso la metto in frigo e domani a pranzo ce la mangiamo. Spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacio e a presto, ciao!